Coinbase si quota al Nasdaq. È un milestone per i mercati delle criptovalute. È un evento unico perché un po' moltissimi l'hanno visto come un evento in cui si unisce l'old market a quello che è il nuovo mercato, il cryptocurrency market. Ma la domanda che nasce spontanea un po' in tutti, che mi state facendo un po' da qualche ora, è: ci investo? Non ci investo? Coinbase sì, Coinbase no? Faccio un investimento nella stocks? Bene ragazzi, oggi rispondiamo a questa domanda facendo una serie di analisi di natura fondamentale sull'azienda, quelle che sono le prospettive, quello che è il business di Coinbase, e poi da addetti al settore, da persone che siamo dentro questo settore, abbiamo visto nascere in sostanza quel business, andiamo a rispondere alla domanda: conviene investire o no? Alla fine del video vi dirò anche invece cosa sto aspettando di fare. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo super nuovo video stracolmo di contenuti e di analisi per prendere le nostre decisioni prima di andare a fare il buy, insomma di avere fretta di fare il buy. Ragazzi, guardate tutto questo video anche fino alla fine per sapere la mia opinione, ma prima di andare avanti vi devo dare una serie di notizie, di cui la prima, che sono molto contento ragazzi, è questa qui. Allora, il 21 di aprile sarò in masterclass, in live streaming con XTB, dove potrò parlare anche di stocks e andrò ad analizzare quelle che sono le tecniche di... io l'ho chiamato breve periodo, ragazzi, però non siamo abituati nel breve periodo vero, diciamo quello che è legato alle cripto. Allora, questo è il breve periodo per i mercati stocks, che significa anche qualche mesetto, quindi analizzerò delle tecniche da poter utilizzare per fare stock picking e per poter investire in stocks nel breve periodo attraverso un'analisi di trend che io utilizzo tantissimo e delle figurazioni di pattern e di price action che mi piacciono tantissimo. Ragazzi, la masterclass sarà gratuita, vi lascio il link in descrizione, potete registrarvi da quel link e potete seguire la masterclass in maniera gratuita. Sì, a me ci saranno anche altri speakers stra conosciuti, ovviamente il grande Marco Casario, sempre un piacere fare insieme a Marco, non ci conosciamo dal vivo però facciamo queste masterclass da un po' di tempo, e poi il new Leonardo Pinna, che ho visto anche qualche suo video, che parlerà anche lui in questa masterclass. Ragazzi, quindi vi lascio il link in descrizione per la masterclass e andiamo subito al video. Allora, intanto, chi è Coinbase? La conoscete credo tutti quelli che siete sul mio canale. Coinbase è un exchange di criptovalute, uno dei più importanti exchange di criptovalute al mondo, ma non il più importante, e ora lo andremo anche a guardare. Sbarca però a Wall Street con una super quotazione che è un IPO, quindi un IPO, che questa volta però ragazzi viene fatta in maniera diretta, quindi è un direct listing della stocks direttamente sul Nasdaq. Questo è una cosa, è stata diciamo una cosa abbastanza particolare, ma ha fatto bene, sì e no, qua Coinbase, perché inizialmente è andata su alla grande, ma poi è un po' scesa. In queste direct listing quello che capita in sostanza è l'incremento della volatilità, perché non ci sono quelle grosse istituzioni a fare un po' freno sulle quotazioni, quindi si lascia un po' al mercato decidere il prezzo. Questo significa che aumenta la volatilità nella prima fase, e poi dopo un po' di giorni probabilmente il mercato si va a stabilizzare. Sono due i milestone secondo me stra importanti di questo evento. Il primo è quello relativo al fatto che i mercati delle criptovalute sbarcano a Wall Street, e questo significa bollino verde, approved, cioè il mondo cripto diventa mondo istituzionale proprio da un punto di vista di borsa, cioè è sbarcata una stocks, una banca cripto dentro il Nasdaq, ragazzi. Questo è il primo milestone, ormai è innegabile. Il cripto mondo sta per diventare e diventerà nel futuro mainstream. Altra cosa incredibile, secondo me, ragazzi, è la quotazione. Perché Coinbase in questo momento quota più o meno intorno ai 100 miliardi. Nessuna banca era stata quotata
almeno non ricordo, ragazzi, a questi livelli di quotazione. Quindi qui c'è anche da considerare super ipo, pompata, marketing e tutto quello che c'è dietro, oppure no, ragazzi, questo è un nuovo mondo, secondo me, io la vedo così. Poi lasciatemi nei commenti un po' quello che pensate, le vostre opinioni, così ci scambiamo un po' di idee. Allora, un nuovo mondo, ragazzi, e quindi un nuovo mondo anche di vedere queste situazioni, queste banche che non vengono più quotate secondo quello che è l'old market, una banca normale che fa i mutui, insomma un mercato, ragazzi, ormai saturo, un mercato in depressione, un mercato che va sempre a scendere, ma sostanzialmente non funziona neanche tanto bene. Questo è un nuovo mondo, ragazzi, e il nuovo mondo ha altri sistemi di analisi, altri sistemi di quotazione, un po' come Tesla nell'automotive. Secondo me Coinbase sbarca 100 miliardi, pam, schiaffo in faccia a tutto l'old market, schiaffo in faccia a tutto quello che è il sistema bancario old, vecchio. Poi resisterà o non resisterà, c'è una guerra, si vedrà, ci sono le battaglie, vedremo. Però ragazzi, questi sono i due milestone, secondo me. Allora, come è andata sul grafico? Lo possiamo vedere, ragazzi. Questo è un grafico a 15 minuti. Vi ho messo un grafico a 15 per vedere la giornata, perché è semplicemente stata una quotazione del giorno. Poi oggi faremo il secondo giorno di Coinbase, che tra l'altro potete trovare su Nasdaq, ma anche in Italia si potrà acquistare, per esempio attraverso Fineco, quindi broker che hanno le quotazioni dei titoli Nasdaq, e con il diciamo l'acronimo COIN, ok? Quindi con il simbolo COIN. Allora, nel momento in cui ha aperto, ragazzi, è schizzata alle stelle fino a toccare dei massimi a 430. Capita spesso per questo tipo di listing, e poi quello che succede in pratica è che, è quello che anche mi aspettavo, si va giù ai prezzi di pre-market. Perché ai prezzi di pre-market? Perché i 350 erano dei prezzi a cui era scambiata in sostanza stocks di Coinbase anche prima del lancio. Quindi in sostanza, ragazzi, prima c'è l'hype e poi si ritorna i prezzi. In questo momento è scesa addirittura anche sotto i livelli di pre-market, però vediamo oggi, insomma ieri il mercato Nasdaq non è andato tanto bene, quindi sicuramente ha influito anche la quotazione dell'indice stesso. Andiamo a vedere quelli che sono i financial data di Coinbase per fare la valutazione di questa stocks e poi rispondere alla domanda: ci investo o non ci investo? Allora, intanto, quando si parla di stocks è impossibile trascendere dai dati di analisi di un investimento. Possiamo farlo laddove facciamo un investimento di natura speculativa, ma se l'investimento è di natura di lungo periodo, quindi in una logica del dire investo proprio, quindi non trado questa azienda, non cerco di speculare, ma vado a investirci, la cosa fondamentale è andare ad analizzare il business. Allora, direttamente sul sito di Coinbase esistono dei dati che secondo me sono estremamente rilevanti, ragazzi, da analizzare, e sono questi qui che io vi ho già messo in evidenza. Allora, intanto Coinbase è un'azienda estremamente ricca, ragazzi, fanno un sacco di soldi, questo è il discorso, fanno un sacco di soldi, poi vedremo adesso anche come, dov'è il business vero di Coinbase, e poi hanno una serie di fattori da analizzare. Intanto per il Q1, ragazzi, quindi il first quarter, addirittura 1.8 miliardi, ragazzi, sono cifre incredibili in questi mercati. Il income, quindi i netti, che sono anche tantissimi, quasi il 50% dei revenue. Perché, ragazzi? Perché questi tipi di aziende hanno anche pochi costi, perché è tutta un'azienda digitalizzata, informatizzata, quindi assolutamente pochi costi. C'è anche un altro fattore che dovremmo andare ad analizzare: lo sviluppo degli users di Coinbase. Ragazzi, gli users di Coinbase sono elevatissimi, perché infatti andiamo a vedere che soltanto nel Q1 sono stati addirittura 56 milioni, mi pare che lo scorso anno erano intorno ai 30 milioni, 30 qualcosa, ragazzi. Questo significa che sono raddoppiati, quindi il business è in forte, fortissima ascesa. Ma va, ok, come se non lo sapessimo, ragazzi, noi siamo dentro il mercato, compriamo cripto ogni giorno, quindi assolutamente il business è in ascesa. Questi dati sono realistici e sono dati che probabilmente potranno anche proseguire nei prossimi mesi, se il boom delle criptovalute continuerà. Allora, soldi ne fanno, ma come li fanno, ragazzi? Ok, un po' il conto della serva, andiamo a capire come fanno i soldi, ragazzi, a Coinbase: con le transazioni delle cripto, con il trading delle cripto. Perché Coinbase ha oltre, diciamo, il 90% delle proprie revenue che escono fuori da
al trading di criptovalute. In sostanza, tra le altre cose, due cripto per eccellenza. Vi faccio vedere un grafico di Bloomberg. Allora, in pratica sono trading di Bitcoin e poi abbiamo Ethereum, in particolar modo, ragazzi, e anche other crypto. Ci sono, ragazzi, più o meno insieme ad altre a livello di Ethereum, però in sostanza, ragazzi, gli asset detenuti e tradati dai clienti di Coinbase sono Bitcoin ed Ethereum per un 83% del totale, ragazzi. Quindi Coinbase fa i soldi con le transaction fee di Bitcoin ed Ethereum. Coinbase è focalizzata intanto su un monomarket, che è quello appunto delle criptovalute, poi è anche focalizzata da una fonte di reddito molto molto nicchia, cioè quella del trading delle cripto, ragazzi. Praticamente è un'azienda che ha un livello di rischio molto elevato. Però vedremo anche che questo, come è un rischio ovviamente, perché si è focalizzati su un monosettore e addirittura su un monoprodotto all'interno di quel settore, cioè il trading, può essere però anche un sistema di grande pump nel brevissimo, perché se questo mercato fa un grande pump, ovviamente tutto velocemente, Coinbase ne risente positivamente, proprio perché è dentro una piccola nicchia, quindi non è spalmata la loro azienda su altri ambiti, ma è dentro proprio quell'ambito lì. Quindi se il trading delle cripto aumenta a dismisura, Coinbase fa un sacco di soldi. Vi ho preparato delle slide per quanto riguarda questa fase. Allora, intanto business, oltre il 90% dei volumi di Coinbase è soltanto sulle cripto che abbiamo visto, Bitcoin ed Ethereum. Qual è il secondo fattore di rischio? E questo, ragazzi, lo conosciamo ormai in maniera chiara noi, ok? L'altissima concorrenza. Coinbase ha un'enorme concorrenza, ragazzi, perché è anche un'azienda che ha dei prezzi di trading i più elevati di tutti e subisce tantissimo la concorrenza di Binance, per esempio, ma altri exchange come Bitfinex, Kraken, Wobby, per esempio, a livello internazionale. Allora, tutti questi exchange fanno concorrenza a Coinbase. Coinbase, tra le altre cose, è anche un mercato facilmente replicabile, quindi non è monopolista, non è che possiamo paragonarlo a qualcosa come Google, Facebook, Amazon, che sono monopolisti nella loro nicchia, ragazzi. Non è così, quindi Coinbase ha un altissimo dipendenza del proprio business dall'incremento del volume nel settore criptovalute, perché non è un monopolista del settore, subisce profondamente anche la concorrenza. Le commissioni alte di Coinbase, dico ok, Coinbase le commissioni alte, subisce la concorrenza anche di Binance. C'è anche un pro, ragazzi: Coinbase si può permettere commissioni molto alte, lo 0,3% sul trading. Sono cose senza senso per il trading delle cripto, ragazzi. Sono le commissioni, credo, più alte che ci siano nell'ambito del trading di un certo livello. Perché può fare una cosa del genere? Per il brand. Quindi, se da una parte Coinbase subisce la concorrenza di tantissimi altri exchange, tra cui Binance, che è più grosso, diciamo, è molto più rilevante, è anche vero che riesce a mantenere un business profittevole perché ha delle commissioni altissime, perché evidentemente ha un brand molto importante. Quindi tantissimi trader preferiscono stare su Coinbase per la semplicità, per esempio, per il focus e per i servizi che dà. Questo è una cosa molto positiva, ragazzi, perché è un po' è quello che ha Apple nel mercato degli smartphone, ok, ragazzi? Quindi riescono a mantenere quello che è la parte del gain del loro business, perché hanno commissioni alte. Questo significa che basterebbe anche scendere poco poco per aumentare il loro bacino di iscritti. Volete mettere, ragazzi, è come essere in pole position al primo posto. Ultimo fattore per la financial data analysis, ragazzi, è questo qui. Coinbase ha in portafoglio le cripto, ok? Una parte del valore di Coinbase viene proprio dalle cripto detenute in portafoglio, ragazzi. Allora, gli asset nella piattaforma, vedete, rappresentano l'11%
15.3 del Crypto Asset Market Share, sono tantissimi ragazzi, ok? Il suo valore è fortemente legato anche all'andamento delle cripto stesse, del prezzo stesso, è un giochino che si chiama Money Making Money. Andiamo alle conclusioni finali ragazzi, allora, Coinbase investire sì o no? Intanto facciamo una idea generale di questa cosa, diciamo facendo una sintesi di tutti questi dati, e poi vi dico anche quello che farò io per quanto riguarda Coinbase. Allora ragazzi, investire sì, investire no. Coinbase è legata in maniera inscindibile da quelle che sono le sorti del mercato delle criptovalute, e questo è un fattore, secondo me, un'arma a doppio taglio. Ciò significa che se dovessimo assistere a un ripiegamento di quelli che sono le valorizzazioni di Bitcoin e di Ethereum, oppure semplicemente a una fase di stagnazione del mercato per cui tantissimi utenti inizieranno ad allontanarsi da questo mercato, Coinbase ne risentirà. Abbiamo visto che il business è focalizzato esclusivamente su questi settori, quindi in questa prima fase, prima che magari si vada a sviluppare, diciamo, un altro tipo di business per Coinbase, ne risentirà in maniera inevitabile. È già quotata tanto, ragazzi, non è quotata poco. Questo ragionamento va aggiunto anche un altro argomento, cioè il fatto che questo è un settore completamente nuovo e che probabilmente alcune di quelle innovazioni che andremo a vedere nel settore banking delle cripto non le abbiamo neanche viste, quindi non possiamo neanche prezzarle. Quindi è normale che la quotazione e la valorizzazione di una stocks di questo tipo sia più alta rispetto a quella di alcuni competitors dell'old market, ad esempio le vecchie banche, perché semplicemente ragazzi, qui siamo in un mondo che si va ad indizzare al futuro piuttosto che un mondo già arrivato vecchio che addirittura probabilmente è morente. È ovvio che qui basta l'invenzione di una qualsiasi nuovo prodotto settore cripto e magari fanno un business dove fanno un altro miliardo di utili, ok ragazzi? Questo è quello che vi sto dicendo, perciò accettiamo che la quotazione di Coinbase sia un po' più alta e sia già quotata come una stocks legata al settore dell'innovazione più che del settore banking. Resta però il legame con quello che è il mercato cripto. Allora, bisogna secondo me distinguere due tipi di investitori per decidere cosa fare su Coinbase. Se sei un investitore cripto, non so se abbia molto senso fare l'investitore di Coinbase. Lo speculatore ne parliamo tra poco, ma l'investitore è un'altra cosa. Allora, se io faccio se io già sono un cripto investitore, sono stracolmo di Bitcoin e di Ethereum nel mio portafoglio, andare a comprarmi Coinbase significa semplicemente smussare l'effetto che avrò su Bitcoin ed ETH, perché se ETH e Bitcoin salgono del 30%, probabilmente Coinbase salirà un po' di meno, perché semplicemente ragazzi è una stocks e quindi un po' filtrerà quelli che sono gli andamenti del business. Ovviamente questo è anche un risvolto positivo, perché magari se crolla il mercato delle cripto, Coinbase magari smussa questo ribasso e crolla di meno. Fermo restando ragazzi che un'azienda può fallire, un prodotto cripto come Bitcoin magari Bitcoin continua a esistere e l'azienda XY invece fallisce. Quindi ricordatevi la differenza fra investire nel ufficiale, diciamo nello strumento ufficiale, e in qualcosa che investe un po' e il cui business dipende da quello strumento. Ecco, questa è una cosa che secondo me, dal mio punto di vista, chi investe nelle cripto, andare a comprare Coinbase per un investimento di lungo periodo non la vedo una genialata. Continuatevi a tenere le cripto, ma se siete degli investitori che nelle cripto non avete mai messo un dollaro o un euro, beh ragazzi, può essere un'alternativa. C'è un modo in cui io vado ad avvicinarmi a questo mondo, lo conosco, vado a comprendere, vado anche ad approfondire e capire come utilizzare questo mondo stesso. Se siete degli investitori semplici e non avete criptovalute in portafoglio, Coinbase diventa appetibile come investimento. Bisognerebbe ragionare anche da un altro punto di vista. Comprare adesso è giusto o no? Ragazzi, e qui arriviamo all'analisi dello speculatore, di quello che farò io, ragazzi. Allora, aspetterò qualche giorno che la bolla di hype che si è creata intorno
intorno a Coinbase si vada a vada a scemare, ragazzi, perché Coinbase in questo momento secondo me potrebbe risentire fortemente di oscillazioni abnormi, cioè molto legate all'hype, molto legate agli speculatori, tantissimi investitori anche istituzionali che però non hanno esperienza del crypto market si vanno ad avvicinare a questo tipo di strumento, lo fanno da un punto di vista speculativo perché non riescono a apprezzare bene il valore di questa di questo business. Questo significa che probabilmente all'inizio potremmo assistere veramente a grandi hype, quindi grandi pump e dump, ma va, ci siamo abituati noi nel settore cripto, e questo discorso potrebbe avvenire ancora di più con una stocks di questo tipo, perché appunto gli investitori old, quindi gli anziani, chiamiamoli così, investitori anziani, magari non sono molto in grado di valutare questo business, e quindi magari su una fase di discesa potrebbero dire va, vai con lo short, vai con le vendite, e far crollare anche il titolo molto di più di quello che dovrebbero, così come possono farlo appunto salire. Ora ragazzi, se io faccio lo speculatore, decido di fare così, attendo che la price action della stocks si vada a creare e agirò a livello di speculazione, proprio utilizzando quelle che sono alcune tecniche, per esempio per entrare non nel lungo periodo ma nel medio periodo su una stocks di questo tipo. Aspetto che il mercato faccia scuotere il mostro e vediamo cosa esce, ragazzi, ok? Tanto, a dire la verità, andare a buttare altra liquidità, diciamo, per noi che siamo già investiti in hold sulle cripto stesse, non è che abbia tanta logica. Quindi da un punto di vista di investitori sicuramente non andate a sbagliare. Da un punto di vista di speculatore però la domanda è: perché farvi scappare una possibilità di fare money, money, making money, ragazzi? Ok, quindi io ci provo, però per provarci ci vuole il timing, e per il timing ci vuole il trading, quindi formazione come sempre e cultura da quel punto di vista. Questo è quello che farò io, ragazzi, e se entro lo condividerò come sempre. Intanto vabbè, in Academy come sempre, ragazzi, condividerò questa operatività in real time, e poi ovviamente ne parlo anche su YouTube. Bene, per oggi abbiamo finito, super video stra pieno di informazioni, fatemi sapere voi cosa ne pensate, avete comprato o no Coinbase? Ciao ragazzi, alla prossima!